Siamo in Basilicata, nella provincia di Potenza e nel Parco Nazionale del Pollino. Siamo nel territorio di San Severino Lucano e la nostra escursione parte da Bosco Magnano per il Sentiero Italia che ci condurrà ai due mulini Coronalonga e Magnacane. E percorreremo lo sterrato e il sentiero costeggiando il torrente Frido. È qui che c'è la confluenza del torrente Peschiera e del torrente Frido. Naturalmente bisogna scavalcare perché il ristorante è chiuso. Anche questo è un altro piccolo posto che affluisce nel torrente Frido. È una faglia stupenda, con una colorazione meravigliosa. Adesso dobbiamo guardare e andare verso l'altra sponda per salire su a San Severino Lucano. Di fronte a noi c'è anche un bel ponte. E dopo aver guardato il torrente Frido, siamo passati sotto le colonne del ponte e ci siamo resi conto che lo sterrato continuava e quindi continua fino a Mezzana Salice sicuramente. Là ci stava un altro ponte, guarda, e prepariamo una via tagliando i rovi per salire sul ponte, perché probabilmente dovevamo prendere una stradina che sta dietro dall'altra parte e poi attraversare il ponte. Ecco, si può insegnare, siamo saliti, era pieno di rovi. Adesso andiamo dall'altra parte per vedere la sterrata che arriva fin qui. Abbiamo attraversato il ponte e quindi siamo sul sentiero che dovevamo prendere e questo è il vecchio mulino, ormai rudere. Questo è il Sentiero Italia e qui abbiamo le macine del vecchio mulino. Che spettacolo, signori. Ah, e c'è anche una porta abbastanza fresca, quindi hanno ristrutturato qua.
E quindi siamo tornati indietro e siamo arrivati al punto dove abbiamo guardato, perché c'era una piccola serrata che risaliva e veniva fin qui e non c'era nessuna indicazione del Sentiero Italia, dove era importante che ci fosse il simbolo. ...1957 è l'anno in cui è stato costruito questo ponte. Mulino Magnacane, dove siamo passati prima. Però qui c'è il Sentiero Italia, che noi abbiamo bypassato facendo questo sentiero, questa mulattiera, ed ora verso San Severino. E qui ci facciamo una bella scorpacciata di fragoline, di bosco, ce ne sono tantissime. Siamo qua, siamo, eh? E adesso ci faccio una bella scorpacciata di fragoline. E adesso saliamo da questo sentiero. La zona di Varco, più o meno. C'è calore lì. E beh, si continua per San Severino. Giunti in paese, rifornimento di acqua, poi ci siamo fermati a un bar, abbiamo preso una birra, ci siamo mangiati il panino e poi siamo ripartiti. Ed eccoci di ritorno. Cercheremo di fare un altro percorso fra poco. Le indicazioni comunque dicono Mulino Magnacane. A ritorno abbiamo percorso una serrata bellissima più in alto del torrente e che ci ha portato allo stesso punto di partenza, uno spettacolo. E poi alla fine, dopo aver preso la macchina, siamo arrivati qui alla giostra, dove c'è un panorama fantastico. E davanti a noi Timpe della Guardia, 1103 metri. E sullo sfondo la catena del Pollino con tutte le vette spettacolari. E oggi c'è molta afa. Un arrivederci alla prossima.